Così come recano danno al sud coloro che mettono la testa sotto la sabbia ignorando i problemi, non da meno arrecano danno i professionisti del peggiorismo, quell'ampia platea di personaggi del mondo politico, del mondo economico, dell'informazione, pronti a dipingere le regioni meridionali come l'inferno del mondo. Io non intendo assolutamente sottovalutare le criticità, i ritardi, le piaghe vere che caratterizzano la realtà meridionale e che non sono certo frutto della fantasia. Dall'Europa abbiamo frequentemente attirato l'attenzione sui maggiori problemi del Sud, denunciandone carenze e proponendo soluzioni, ma che quotidianamente altri puntino l'accento solo su quello che non va nel Sud, senza fare minimo accenno alle numerose iniziative positive che caratterizzano il Mezzogiorno d'Italia, questo è deprecabile e inaccettabile. I rappresentanti di un comune calabrese, comune di Cariati, sono stati nei giorni scorsi al Parlamento europeo, qui a Bruxelles, non per chiedere l'elemosina, ma per presentare una propria iniziativa sugli scambi culturali nel Mediterraneo. E come il comune di Cariati, sono tanti altri comuni virtuosi, le cui gesta però vengono sistematicamente ignorate perché la cattiva notizia è più appetibile della buona. Perché le migliaia di imprese serie, coraggiose, lungimiranti, che esportano i prodotti del sud in tutto il mondo non fanno notizia? Perché le cose buone fatte con i fondi europei, come la grande metropolitana di Napoli, la riqualificazione urbana di Salerno di Cosenza, l'ammodernamento in corso delle autostrade Salerno-Reggio e la Ionica, la diffusione internet in ogni abitazione, in ogni famiglia della Basilicata, l'avvio del cablaggio, tutto questo perché non viene valorizzato anche ai fini dello scambio delle buone pratiche? Questa volta con noi del Sud a rappresentare gli esempi da seguire. A me piace francamente battermi per un Sud che non si autossolve e che non si crocifigge, che non mitizza per poi invocare la forca, che non ricerca salvatori della patria, ma che riconosce i suoi problemi e i suoi drammi irrisolti ed è pronto a denunciarli. E mi batterò per quel Sud che sa anche di valere, di avere risorse positive, di avere qualità che possono vincere difficoltà attuali attraverso la riscoperta del rigore nell'impegno pubblico, della passione, della fiducia nella sfera privata e anche dell'orgoglio meridionale, che è cosa assai diversa dall'arroganza o dall'autoflagellazione con cui si è pensato di essere perfetti o maledetti. Di questi temi sto parlando nei miei incontri elettorali. Sono stato in Abruzzo, in Puglia, in Campania, in Basilicata, in Calabria. Ci tornerò in questi ultimi giorni per parlare con i cittadini, per rafforzare la centralità del Mezzogiorno nel dibattito elettorale. In queste ore vi chiedo di moltiplicare l'impegno per un voto al Partito Democratico, affinché col Partito Democratico il Mezzogiorno sia al centro dell'agenda politica dell'Italia.